Ok, siamo dal vivo. E buongiorno vaporizzanti, se riesco a bloccare sto coso è cosa buona e giusta. Eccoci qua. Aiaia. Buongiorno vaporizzanti. Buongiorno, questa è la live flash. Ciao Gigi. Ciao carissimo, ciao Andrea, ciao Giulia, ciao a tutti. Ciao Jason, ma che c'è, una zanzara, no? Live veramente flash perché il mio amico mi ha detto che praticamente aveva già portato il cagnolino e tutto e stava uscendo per arrivare. Quindi ma io ho detto quindi 15 minuti, no, pure prima. Vedremo. Ah, non ho visto se qualcuno era. Aspettate. Uè Alud, ciao caro. Saluto rapido anche a te. Buongiorno amico Antonio. L'ho messa qua l'aria condizionata che gli arriva. Sì. Ehi Gabri, ciao caro! Oggi se faccio in tempo preparo quegli altri due aromi della estratti tabacchificio, lo Chavanì e l'Adachia numero 1. No, già li ho preparati a dire la verità e già li ho pure svapati e sono veramente ottimi. Però devo chiaramente. Vabbè, se dice che subito arriva fra me. No, vabbè, voglio dire. Io ho detto allora dai, ho detto 15 minuti circa, no, pure prima. Vedremo, qua io voglio dire, la live l'ho fatta partire subito appena ho chiuso con lui, quindi il tempo di scrivere il titolo e di mettere. Trasmetti dal vivo l'ho perso 15 secondi, quindi bene o male, voi vedete, siete testimoni. Io mi sono appena alzato, beato te, io dalle 6:15 e sono sveglio. Mamma mia, oggi qua caldo, 27 gradi a quest'ora significa 31-32 nel giro di qualche ora. Oggi buona giornata, anche se è previsto l'arrivo di cattivo tempo, quantomeno su Sardegna e Sicilia occidentale. Ora vediamo se becca pure qua o meno. Speriamo di no, perché noi siamo sempre a rischio allagamento. Ah, è un moscerino. No, è un moscerino che non vuole vivere assai. Non vuole vivere assai. E si vuole immolare, sì. Suicidio. Pure a Napoli, ma anche se ha piovuto un po', vedi, fino a sì, centro Italia. Uè Max, ciao caro! Ammazza, ma che è quella? Un ausiliario del traffico o un vigile? Ah, non sta prendendo. Sta giocando col telefonino. Ecco, vabbè. Qui 12 gradi. Insomma, 12 gradi a quest'ora. Se c'è il sole significa un 4 gradi in più, quindi non arrivate manco a 16. Fa già freddino allora. Cioè, insomma, sceso, eh. Hai provato il Max? E come no? Devo fare il liquido, devo avere il tempo, ma l'ho provato e come? Lo sto svapando. Io lo sto svapando sulla Q16 in questo momento, però ora ho deciso di prepararmi un atomizzatore, non so quale, devo vedere dove metterlo. Ora vediamo. Allora, dunque. Beh, Gabriele, volevo dirti che ho risolto il problema dei fori strozzati. Ah, del Vampire. Ciao Cristian, ciao Laura, ciao cara. Ok, ci siamo.
Ti piace? Sì, no, mi piace il Messico. Veramente mi piace. Veramente sì. Vento! Sterminatore, sì, tu non puoi capire. Non puoi capire. No, non puoi capire perché mi pare che pure tu fai le lotte, quindi voglio dire. Ma goduri a mille. Anche perché questo tipo di racchettina killer non è come le altre, che anche la parte esterna, cioè praticamente c'era, che secondo me era meno sicura, nel senso che in effetti la parte esterna, che c'ha poi le maglie larghe, dovrebbe essere che tu anche sulla pelle, cioè puoi toccare, che se la tu vedi una zanzara qua non la potevi mettere prima, no? Invece questa è uno scialamento, perché vai solo la parte, la retina più fine interna, e quindi me la sono vista tra tibia e perone. E mi sono fatto miccio perché ho tenuto là e tu vedevi questa, ma senza esagerazione, perché la stordisce, perché quell'altra invece la frantumava. Goduria, sadico proprio al massimo, e Dario Argento il confronto faceva ridere. Pa, quando la metti che casca per terra, che è mezza intuntuluta, ovviamente arriva la schiacciata finale, schiacciata con strisciata del mio sangue, e lì è il massimo. È il massimo della cosa. Scusate, a quest'ora mi rendo conto, ma non potevo non raccontare questa goduria per l'ennesima volta. Mi sono perso 100.000 sicuramente. Hai preso una macchina con guida a destra e il video che è invertito? No, non è che è invertito, è così. Quando vai col telefonino non so come si fa a girare diversamente, quindi non me lo chiedete che non lo faccio. E io ancora sono destorso, quindi regolare come impasto e partecipe. Allora, a me è capitato i fori, state parlando dei fori, ok, e comunque avevo detto 15 minuti, ma ha detto anche prima, sono passati 14, quindi siamo regolari, nel senso che come doveva essere. Ai ai. Qui invece c'è il booms, il booms. Ehi Stefano, ciao caro. Ciao Mirko! Avete preso tutti un bel caffè, immagino, no? E beh, a quest'ora sì, oramai. Hai voglia, più di uno pure, immagino. No, io uno oramai. Oramai il bar non mi vede. Ma io come il tuo amico e collega devo volare. Saluti a tutti. Ehi, ciao Alud! Ciao, buon lavoro, buona giornata! Mirko, sì, sono il numero uno. Ma io sono uno di voi, non il numero uno. Ehi, ciao Alfonso, ciao caro! Appena mangiato porridge e preso un bel caffè, bravo Anton. Ma tu vieni dalla notte, cioè sei rientrato ora? Immagino. Pure il cappuccio, bravo Gigi. E no, e io oramai ho dovuto cambiare completamente. Io la mattina faccio caffè e plastica, perché quella sorta di cosa per me è plastica, e basta, fine. Poi l'amico mio, poveretto, pure lui per solidarietà al bar non andiamo, perché quando entri qua al bar, cioè appena entri vedi troppe cose, troppe, e quindi tu dici vabbè, ma uno non è che vede, e vede già ingrassa vedendo, quindi evito. Io mi godo gli ultimi giorni di bravo Christian,
Salvo che non consigli tech per tabacchi scuri semplici da usare. Dwarf sicuramente, anche se il dwarf, come sapete, secca un po', quindi ricordatevelo sempre. Se volete leggermente meno seccamento, mettete la coil in diagonale e il cotone AS, però secca, eh. E il dwarf, Espromizer, c'è di tutto di più, Ataman, M5, hai voglia? Oramai atomizzatori, ragazzi, ce n'è di tutto e di più, quindi come semplicità secondo me il dwarf è abbastanza semplice. Il dwarf originale, perché sulle copie non so se il tappino si fa, questo lo dovete vedere voi. No, Giripote, ma sto per uscire per fare una consulenza ad una pizzeria al taglio che sta per aprire. Ottimo, e vai! Consulenza naturalmente, presuppongo ben retribuita, perché a quest'ora gli devi dire: guarda, io per muovermi a quest'ora solo per uscire di casa ti partono i primi 50, perché a quest'ora ero di riposo e me ne stavo a casa con la mia famiglia, e poi avanti che arrivo faccio e ti devo pure spiegare eccetera eccetera. E quindi ben vengano le consulenze. Ho provato il Favanda 2 ma scalda tanto, e Favanda 2 scalda tanto, non so che coil hai fatto, io non mi ricordo manco quello che ho fatto io, devo dire la verità, avevo messo solo un po' poco cotone mi pare allora. E beh, lì provalo, non so se sei abituato a usare il controllo temperatura, però se mai dovessi provare, prova un filo come il Nifetal 48. E se usi il controllo, se vai in vari watt, niente, fai una coil intorno a un ohm, che è la cosa migliore, e poi ci vai intorno ai 16 watt. Sì, e quello è lo spazio, quella è la camera, quindi un po' che riscaldi ci può stare, ma un po', non in maniera sconvolgente. Ho provato il Favanda, no, già ci sono, ma perché me lo ridà? Cioè, ah no, ce n'erano altri. Se ti scalda il sbagliato build, va bene. Un ohm non è male, dovrebbe andare bene, perché un ohm ci siamo, quando vai 15, 16, ma pure 18 può andare di più. Però certo, un po' può riscaldare, insomma, ma non più di tanto. Ah no, ma io prima leggevo 14, ma i 14 erano... No, sono le persone, 13 minuti... Ah beh, allora no, allora ancora non si vede, però voglio dire, nei tempi. E di che, Mirko? Grazie di che. Siamo qua, questo, anche per questo. Ogni tanto ti fa male pure il ginocchio, che non è che sia una buona cosa, eh. Cioè, voglio dire, non è che posso passare... Non so quanto tempo... presso a tutte sti situation. No, è che c'ho l'aria condizionata sparata sul telefonino, vi posso assicurare che la necessità dell'aria condizionata, vi devo dire, a quest'ora la macchina era abbastanza al fresco, sono all'ombra, non è che si senta, però sto coso poi rompe i ball. Ah, ma io il dwarf, per non farlo seccare troppo, abbasso molto la coil e devo dire che dà anche un po' di dolce. Prova, vabbè, provo con la coil più bassa, perché no? Ciao Vincent, ciao Mauro, Vincent ha vinto la felpa. Ehi Vincent, complimenti, oggi compie gli anni Domenico Pasquotto, auguri Domenico Pasquotto, che però non vedo, comunque glieli abbiamo mandati. Parcheggio alla Canis. Buon proseguimento di lavoro, chiama. Ciao Stefano, buon lavoro, alla prossima. E mi raccomando, andate a visitare il canale di condivisione, mi sono scordato, di condivisione per passione di Stefano, che vale la pena, eh. Fateci un salto perché è molto bravo.
e c'ha tanta passione, tanta competenza, fate un giro perché davvero è interessante. Dopo un anno di meccanico in BF, ieri ho preso ZF2 Clone e tubo da 22, fammi gli auguri e qualche consiglio. Mauro, bocca al lupo naturalmente per tutti, consiglio, se vieni da meccanico eccetera, insomma passi a qualcosa di meno, voglio dire, più rilassato, trova la combinazione naturalmente giusta per il tuo svapo, presuppongo, e di che Stefano? Non so se svapi tabaccosi o cos'altro. Il consiglio è quello innanzitutto di non mollare mai, cioè se poco poco vedi qualche centinaio torna a svapare come svapavi prima, perché questi cambi così poi devono essere sempre fatti con una certa elasticità, no? Cioè uno passa, che ne so, da un polmonare eccetera eccetera, io dico sempre di riuscire sempre a fare qualche cosina, nel senso io svapo quasi sempre, sono un guanciarolo, però ogni tanto vi faccio un paio di svapate un po' così, giusto per cambiare anche un po' di gusto in sé per sé al palato, no? Per resettare così leggermente. Quindi sempre in campana, ragazzi, non ho, cioè, mi sono perso qua. Ciao Gabriele, ok, buongiorno, ma ciao Marco, ciao Rocky. Ciao Rocky, buongiorno per tutto il giorno anche a te, iscritto. Mirko, grazie, grazie davvero. Marco, buongiorno Gabriele, Giornando, Svapo, ok, si state salutando, buongiorno a tutti. Ciao Loni, cosa svapo Amar, qui il Booms e qui, e non mi ricordo, un qualche cosa o qualche frutto che mi sfugge. Forse il mojito, ma mi ricordo onestamente, quella cosa col melone. Ho preso lo zesto per gli aromatizzati del Dor per i tabacchi orientali, che adoro, un ottimo Mauro. Antonio, ieri ho guardato la live fino a un certo punto, poi sono dovuto andare a lavoro, andrò a guardare. Ottimo, e ciao Renato! L'altro giorno finalmente sono riuscito a trovare la stevia, che suggerisco a tutti, soprattutto a chi ha problemi anche di glicemia o in generale con gli zuccheri, perché la stevia è un dolcificante naturale che non ha niente a che fare con la saccarina e con l'aspartame, e ha zero calorie totali, e quindi a chi dovesse servire vale davvero la pena. Costa un attimino, nel senso, un attimino, costa qualche cosina in più ovviamente di zuccheri normali. Io la stevia la piantavo sul balcone, ottima cosa. Ciao Angelo, ma devi fare anche tu qualche maglietta. Guarda, io, mia moglie me ne ha fatte due, una blu e una arancione, e il cappellino come spesso magari vedete, ma non, ragazzi, io c'ho una certa, che mi metto a fare i gadget, le cose, lo lascio fare agli amici e colleghi più ragazzi, più giovani, che si divertono con queste cose. Io sinceramente, ma no, ma non, cioè non sono il tipo. Le ho fatte, ripeto, mia moglie mi ha detto vabbè ti faccio sì il marchio così, ho detto vabbè fallo, e probabilmente quando faccio il video o in qualche live lo faccio, ma se no mi sono avere lo stesso clone dello Zest che hai registrato tu, quello ibrido, ma anche a te da problemi. Ma io già quello là me lo sono tolto da mo', me lo sono tolto, l'ho venduto, cioè l'ho venduto, l'ho quasi regalato, si può dire, perché non posso stare con un prodotto che non sai che carne, se pesce, cioè voglio dire, uno o mangia carne o mangia pesce, insomma. E quindi l'ho dato io. Sì, aveva diversi problemi. In Italia sono usciti gli altri tre macerati della tabaccheria? E non lo so, Andrea. Non lo so. Sinceramente. I don't such very well. Prossima settimana. Ecco qua. Ai ai ai. Ai ai ai.
oggi un po' di dolorino. Che ci sta, eh. Renata, hai provato il Kaifun Mini? Kaifun, allora, ma tanto tempo fa, l'anno scorso, io l'avevo preso, era una replica, però era difettoso e mi fu mandato poi invece il Phenomenon. Quindi non ho avuto il piacere di provarlo, il Kaifun Mini. Alla fin fine dei Kaifun, quello che ho provato di più sia l'anno scorso che ultimamente è stato il Prime. Mi consigli una nuova dieta per lo Zest con tabacco organico? Adesso il mio Med Sigaro allo Sherry. Prova il Persian Apricot, provalo. Vedi un po' come ti trovi. Penso che tenda solo di Cavendish. Sì, ok. Aromatizzati ce ne sono davvero tanti. Ma io ultimamente ho provato pure quello del il Keras, quello con la ciliegia. A me è piaciuto, però insomma, stiamo parlando sempre di gusti, ragazzi, quindi sai, andiamo sul personale, eh? Quando parliamo di aromi è come parlare di profumi, cioè quando devi regalare un profumo devi proprio conoscere benissimo la persona, perché è di una soggettività unica. E lo stesso quando parliamo di aromi è difficilissimo, cioè stiamo sempre parlando di ognuno c'è un palato, quindi dirti a me il Keras è piaciuto, poi magari lo provi tu e dici ammazza, ma che sto schifo. Dico per dire che è molto simile non significa uguale, a quell'altro di Azad, mi sfugge comunque adesso, lo Sherry non mi ricordo che, Black, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è, c'ha una certa familiarità. Dunque intenda chissà un tabacco con l'Omnifava, ma sarebbe ma là bisogna farlo, perché poi le coil ogni 3 minuti a cambiare, no, eh. Dunque sicuramente se delle una vorrei provare qualche aromatità della Dream Onze, non l'ho mai provati. Black Sherry, bravo Mauro. Sì, Black Sherry, ecco, bravo. Ah no, Black Sherry, me lo ricordavo, Black Sherry, sì. Quindi c'è, diciamo, questa familiarità. Però devo dire, in verità, ottimi estratti questi del tabacchificio. Ciao! Del tabacchificio 3.0, ottimi davvero. Cioè veramente abbiamo delle ottime aziende in Italia, veramente, probabilmente credo le migliori al mondo, che fanno macerati, estratti e quant'altro. Secondo me, dal punto di vista del tabacco, siamo proprio all'avanguardia assai, cioè lasciamo vista a chiunque, secondo me, o quantomeno secondo me siamo i numeri uno. Sono fatti bene, ci sono veramente dei tabacchi proprio notevoli, belle aziende. No? Qualcuno ha mai acquistato su DH Gate? Che ne pensate? Io no, non lo so. Anche il Bahamas è molto buono, lo so, il Bahamas non l'ho provato. Io adoro il pistacchio, esiste qualche aromatizzato al pistacchio come tabacco, dici? E lo sai che non lo so, non lo so sinceramente. Esatto, siamo i numeri uno. Sì, Loni. Marco, ciao Amar, come stai? Volevo un consiglio sul Kaifun Prime, vale la pena o vado sul Silent V2? Cioè il Kaifun Prime secondo me è comunque un ottimo atomizzatore, a mio modo di vedere. Poi non so se lo vuoi prendere in originale o in replica, diciamo che le ultime repliche sono anche fatte bene, sia quella di YFTK sia quella SKX, non so come si chiama lui. Sicuramente è uno di quegli atomizzatori che a mio giudizio bisognerebbe avere.
Però il Silent V2 comunque è un atomizzatore originale che ha fatto tanta storia. Diciamo che il Silent V2 in sé per sé ha un po' più di hit come costruzione di atomizzatore, quindi questo lo devi valutare, ed è comunque anche quello un atomizzatore che può costare 30-35, adesso non so, originale. Io avevo preso il 24 e il 22 del 6, li ho dati via tutti e due perché l'hit per me era notevole, ma io svavo a 1,5, quindi voi capite che già, voglio dire, è poco di suo, capito? Alfa, una domanda, devo dire, vabbè, fa ingrassare, io dico, no, volevo sapere che ne pensi con la tua esperienza. Penso proprio, io sto dimagrendo a getto, cioè, svavo e non poco, quindi ti posso assicurare, almeno per quello che ti posso dire io come cosa, che in questo momento sono in una contrazione di cibo notevole, ma proprio non esiste questa cosa, almeno secondo me. Io non sono un esperto, voglio dire, però ecco, non pistacchio da un po', ciao a tutti. Ehi, Domenico, auguri, augurissimi, non stai ancora usando il Prime, adesso lo sto lavando per cambiare, fino all'altro giorno sì, per che il 14 di spettacolo, è vero, ciao Domenico. Intanto è arrivato l'amico mio che sta parcheggiando. Signore, vi devo lasciare, ciao Capri, buona chiacchierata, buon pomeriggio anche a te. Ragazzi, l'amico mio ha parcheggiato, quindi fra qualche attimo chiuderò, comunque 26 minuti, altro che 15, quindi questa live flash ci stava tutta, e come al solito mi ha fatto sempre tanto piacere riuscire a stare con voi, eccolo qui che arriva, quindi adesso io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima, un abbraccio a tutti e state in campana!